Lo sforzo che viene richiesto alle forze di polizia è quello di dedicarsi certamente in via prioritaria a questo compito del controllo sul Green Pass, ma è anche quello ovviamente di svolgere tutte le altre attività istituzionali. Ed ecco perché occorre razionalizzare al massimo l'impegno di tutte queste forze disponibili, forze di polizia e polizie locali, quindi le polizie municipali, perché sia possibile utilizzare ogni risorsa disponibile nella maniera più efficace possibile e ovviamente quindi dando priorità proprio a questa esigenza del controllo che in questo momento è tra le funzioni prioritarie del Paese. Questo ovviamente sarà fatto per quanto riguarda per esempio i trasporti, anche con il sostegno dei controllori che saranno resi disponibili dalle agenzie di trasporto.